Allora, cioè, parliamo di politica, ma di politica di noi altri, perché noi non siamo la quarta potenza al mondo, siamo molto più sotto, però comunque un filo di democrazia ce l'abbiamo, possiamo dire. Questa cosa possiamo dire che funziona. Infatti, sì, dai, un po' ce n'è, dai. Stiamo cercando di fare questa legge elettorale. Sì. Ci sono un ma po' l'abbiamo di... fatta. L'abbiamo quasi. Fatta, è quasi fatta. C'è questa legge elettorale, doveva essere il tema più controverso, forse, di questa legge elettorale, erano le quote rose. Infatti, lui aveva detto, Renzi aveva detto, facciamo 50-50, metà uomini, metà donne. Non è passata, non ce l'ha fatta, è stata un'iniziativa che purtroppo non ha avuto fortuna. Ma... spieghiamo un po' la tua, adesso voglio sapere la tua posizione, così c'è la gente che ci insulta subito. No, prima di tutto Renzi, allora, fondamentalmente lui è, da quando è sindaco, ha sempre fatto questa quota, sì, delle quota rosa, 50-50. Perché lui ha detto che quando era sindaco ha fatto 50-50. Sì. Adesso che è come si chiama, presidente del consiglio, ha fatto ancora 50-50. Il problema principale è che non conta se maschio o femmina persona, conta più che altro la bravura, credo. Dovrebbe contare il suo valore, ecco, ma il discorso a monte probabilmente è, visto che comunque uno non riesce a essere riconosciuto nel suo valore essendo donna, facciamo 50-50 così siamo obbligati a chiamarla. Sì. Questa è la mentalità dietro, credo, però perché comunque a me sembra molto, cioè tipo i posti obbligatori di lavoro per gli handicappati, cioè a me sembra un po' discriminatorio per le donne. È quello il concetto, secondo me, che passa, che questa sorta di discriminazione al posto di rendiamo tutto uguale, invece così, questa sorta di evidenziare sempre di più la cosa, fai come una discriminanza. Sì. Comunque, il caro Matteo ha detto che lui lo farà lo stesso nel suo partito, ma quindi allora... tutto a posto.